con servizio su Licata Pescara che sta... Era Tita, il brasiliano Tita, e con 3 gol sale in cattedra e regala al Pescara una vittoria che vale ad attenuare le recriminazioni per il recente passo falso con il Milan. La zona delicata stavolta non è quella dei campioni d'Italia, è sì un Licata dignitoso, si muove con una certa scioltezza, ma l'altra zona, quella degli adriatici di Galeone, è un'altra cosa. C'è più esperienza, più praticità, e poi fra le due squadre c'è soprattutto una categoria di differenza che fa pesare l'ago della bilancia dalla parte del Pescara. Il Licata comunque nella prima parte della gara tiene a sufficienza il passo degli avversari, anzi in apertura recrimina per una fiondata di Giacomarro che fa venire i brividi sulla schiena del portiere Gatta che rimedia come può. La partita arriva alla svolta sul finire del primo tempo quando Tita riceve da Pagano e con un bel tiro manda in vantaggio la sua squadra. Nella seconda parte Licata cerca di venire in avanti, è ammirevole la pressione dei gialloblu siciliani, ma Tita è ancora in agguato. Il gioco a zona del Licata gli offre spazio a sufficienza per cercare altre opportunità e il brasiliano ne approfitta con la rete del raddoppio al 26esimo dopo uno spettacolare dribbling e infine con il 3-0 siglato al 36esimo che chiude definitivamente l'incontro. Il Licata ha giocato la sua onesta partita, non merita forse questo passivo così gravoso e dal 90